Sia lodato Gesù Cristo. Siamo giunti all'11 settembre 2024 e la pagina del Vangelo di oggi è da una parte una consolazione per i credenti in Cristo, per coloro che camminano nella legge del Signore, nel suo Vangelo. Dall'altra però è un'amara constatazione. Non possiamo negare il fatto che oggi c'è una parte di mondo che è scristianizzata, cioè senza i valori del Vangelo. Vuoi perché sono stati messi da parte? Vuoi perché addirittura oggi non si forma più nei valori del Vangelo. Vuoi anche perché, lo devo dire e me ne assumo la responsabilità, c'è una parte di Chiesa che è diventata troppo accomodante. E vuoi anche, e questo l'ho detto in più circostanze, il fatto che si stia togliendo sempre di più il segno religioso e l'insegnamento della religione cristiana cattolica dalle scuole, questo ha consentito ad un vero e proprio raffreddamento e allontanamento. E c'è un altro pericolo. Io sento più coppie di sposi, bravissime, perché li conosco, so quello che fanno, i lavori che svolgono, alcuni molto delicati, molto importanti, ma ci sono dei ragionamenti sottili. Mio figlio, mia figlia, quando crescerà, deciderà lui o lei se diventare cristiana, se lasciarsi battezzare oppure no. Questo è una grande sconfitta. Allora, noi possiamo dirci tutte le parole che vogliamo, ma dobbiamo convincerci di una cosa importantissima, importantissima, che il mondo ha dimenticato il Vangelo, che c'è una parte di mondo che non lo conosce affatto, e noi, sacerdoti, religiosi, fedeli laici, gruppi, movimenti, associazioni, parte viva delle nostre comunità ecclesiali, dobbiamo lavorare per far rifiorire il Vangelo, altrimenti è la fine totale. E vediamo cosa Gesù ci dice nel Vangelo di oggi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca, siamo al capitolo 6, versetti 20-26. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti, ma guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame, guai a voi che ora ridete perché sarete nel dolore e piangerete, guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Non ci scandalizzi il modo di parlare di Gesù, non è da intendere alla maniera umana questo guai. Qui c'è da mettere in chiaro una cosa: tu hai scelto me o hai scelto il mondo? Ora sappi,
hai scelto me? Questo scegliere me ti fa soffrire? Ti procura sofferenza degli altri? Stai tranquillo, rimani in me, persevera in me, stai nella mia strada, non ascoltare il mondo, stai nella mia strada. Io sarò la tua consolazione e io sarò la tua ricompensa. A me bastano queste parole. Io sarò la tua consolazione e la tua ricompensa. Amen. Grazie Gesù. Buon cammino. E non allontanatevi mai da Gesù e dal Vangelo.